di confanda, però è anche un altro modo, è un altro spirito. È una Roma che volevano vedere gli americani in un certo modo. Io mi auguro che ci sia un'attenzione per questa città importante, perché è la capitale, ma è anche perché è il biglietto da visita per tutta la nazione. Esatto. Quindi, essendo il biglietto da visita per tutta la nazione, Roma deve essere in qualche modo accarezzata, in qualche modo meglio, restaurata, aiutata. Quindi il cittadino, ma anche il politico, deve fare molto di più per questa città. Non basta chiudere aree e aree, che non è tanto quello il problema. Il problema è dare un buon esempio continuo, certo. E il cittadino poi seguirà a seguire il buon esempio. Pensa che io ho scoperto qui che qualcosa come la Fontana di Trevi e il Palazzo di Montecitorio sono stati addirittura costruiti o restaurati o tenuti bene proprio grazie anche ai proventi del lotto. Quindi qualcuno magari se si dà da fare come si faceva una volta, perché no? Insomma, è tutto comunque bene accetto. Claudia, tu sei nata a San Giovanni? E quindi sei di Roma Sud, un po' il cuore di Roma anche verso il centro. Che effetto ti fa questa analisi di Carlo? Condividi? Sì, che rapporto hai con questa città? È un rapporto di grande amore, di grande appartenenza proprio nel DNA, nelle radici, perché poi il romano vero ha delle caratteristiche che insomma sono quelle, alcune con accezioni un po' più negative, che ecco il solito romano, no? Quindi c'è quello ogni tanto è troppo, tipo quello è troppo che abbiamo visto oggi qui, no? No, però Roma poi è una città complicata, soprattutto appunto per chi deve andarne per la viabilità, perché la sporcizia, io ce l'ho tanto, insomma, però adesso forse non so se questa è la sede, però diciamolo che è una città trascurata, è come una bellissima donna che però con le unghie brutte, con le cose sporche, con le capelli, cioè va comunque, abbiamo dei grandissimi tesori che come al solito non sappiamo valorizzare, come dice Carlo, no, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, ecco, però poi alla fine... Proviamo a entrare un po' nel cinema, il cinema romano. Il cinema romano, secondo te, riesce, l'ha valorizzata Roma? Anche cioè, qual è il cinema romano? Beh, insomma, tanto cinema girato a Roma, dai romani, cioè ci sono grandi film girati a Roma, e hai una... avete una preferenza in particolare per un film che non sia magari uno dei vostri, nel senso che capisco benissimo il cinema, il cinema perché il cinema finisce sempre per esaltare in qualche modo una parte della città o la città, sia anche Pasolini nel far vedere i suoi film in bianco e nero a Fiertone, Ponte Marconi, quelle cose belle, però c'era una poesia anche in quello, in quel vuoto, in quello squallore, c'era poesia, c'era una gran poesia. Qual è il vostro film romano del cuore? A me veramente Poveri Labelli, questi film vecchi, proprio di bianco e nero, quando vedevi che si faceva il bagno nel fiume, no? Quando certo, vedevi questa Roma, ormai anche solo di questo. Io penso Roma di Fellini. Roma di Fellini, nonostante il tempo che sia passato, è sempre un film estremamente attuale, soprattutto la sua immagine iniziale. Il raccordo orale sotto il diluvio, c'è un incidente che ce ne vuole dei 40 km. Non è cambiato niente, è per terra dei buoi morti, le sirene, le cose. E lui va dentro gli abitacoli delle macchine e incomincia a vedere un po' tutta la fauna che abita la città nel raccordo imbottigliato. Ecco, Fellini non solo per quello, però per altre cose è quello che forse l'ha capita meglio Roma. Secondo me quelli che hanno capito meglio Roma sono quelli che non sono nati a Roma. Fellini, Ennio Flaiano, Amidei, Pasolini, la Friulano. Anche tu vieni da una famiglia con delle origini romane, però hai una matrice toscana. Io mi sento romano da parte completamente di mia madre, però sono di origine senese da parte di mio padre. Certo. Però io sono nato a Pontesisto, quindi sono fuori dei tuoi cervi. Pontesista è Ponte mio. Meravigliosa, d'altra parte regaliamogli anche ogni tanto, no? Qualcosa, visto che è una gamba, io gli ho la gamba.
grande Stefano. Grazie, senti, ma visto che avete girato tanti film insieme, ma sul serio le fate cose, è un regista molto serio. È serio perché comunque così, magari ti vengono in mente delle cose all'ultimo momento, però almeno bene tutte le inquadrature che vuole fare, eccetera, però sì, fa divertire tutti, cioè intrattiene con molta facilità tutta la troupe facendo le imitazioni di qualcuno del, non so, del parrucchiere. Raccontaci qualche cosa. Sono delle imitazioni storiche, appunto dell'aiuto regista storico di Carlo Giandalia, cioè se non si capiva se parlava Carlo o Giandalia. Ma c'è pure il messo, non resiste però. Di tutti, lo imita benissimo, fa le voci di tutti e poi ci fa ridere sempre. Ma poi sul set c'è un'atmosfera molto rilassata, perché Carlo non lo vedi mai arrabbiato, magari anche per esempio su grande grosso perdone che non riuscivamo a girare delle scene schifo perché abbiamo fatto un mese a Taormina, un mese di colore. E di lui, e lui era incazzato, ma non trapelava, comunque andava avanti duro e non dava nervosismo, non dava a vedere il nervosismo, che è una cosa molto bella. Ma allora, visto che Claudia è stata molto carina con me, anche io mi sento di essere sincero. Devo parlare anche io di Claudia, no, non voglio parlare di Jessy, voglio parlare di Claudia. Perché Claudia, per me, tutti dicono Claudia è stata creata da Carlo Verdone, però anche Claudia ha creato un certo Carlo Verdone, perché bisogna dire che se tu non hai una partner ideale, creativa come te, che è sempre pronta e umile, disponibile, sempre coraggiosa, spintosa, la scintilla non viene fuori. Quindi perché io con Claudia mi sono trovato particolarmente bene e ho fatto secondo me tre film molto buoni, perché Viaggi di nozze e Grande grosso perdone sono veramente, io sono molto critico con i miei film, però Viaggi di nozze lo ritengo un film molto importante. Non è un film comico, per me è un film tragico, però... Diciamo che è commedia. No, è un film tragico. In America lo chiamerebbero dramma comico. Però, no? Però siamo stati talmente veri nel rappresentare quel vuoto pneumatico, quella solitudine, quelle 13 frasi ripetute sempre, le cose, per poi arrivare sempre a quel famo strano, che era proprio dire abbiamo consumato tutto. Andiamo oltre, ma oltre dove? Cioè la noia, il vuoto, la solitudine, l'ignoranza. Ecco, in questo Claudia è stata veramente una delle migliori attrici in assoluto che io abbia mai avuto, perché io credo che il successo di quel film sia stato anche il successo suo e della nostra coppia. Eravamo veramente perfetti. Quello che è importante, tengo a dirlo, tante risate che voi vi fate in molti film che ho fatto con Claudia, io vi posso dire che l'80% delle risate non erano nel copione, ma sono risate nate durante le prove, nate durante anche la scena. Ci sono delle improvvisazioni in cui siamo stati bravi a non ridere, perché c'era sempre un'improvvisazione all'improvviso che era straordinaria, o mia o sua. E siamo andati avanti ed era il cavallo vincente, era quello che faceva la battuta che faceva venire giù la platea. Quante l'abbiamo fatta? Adesso tutta la scena, guarda, il pubblico lo sa, la scena della piscina in Viaggi di nozze, sì. Quella col piede in faccia, come la chiamo Maria, la chiamiamo cosa, la voglio far strana qua la pupa, eccetera. Quella non era scritta sul copione, quello è stato un atto di disperazione, perché noi stavamo a Cerveteri, c'era il mare forza 7, non si poteva girare, c'avevamo 80 paparazzi intorno e c'era una scena in cui lei si doveva togliere anche il regista. Quindi il vento, la pioggia, i fotografi, a quel punto siamo entrati nella disperazione, via. Invece siamo andati, ho cambiato la scena al momento, siamo andati all'Acqua Piper di Tivoli, dove mi ricordo io e lei su un tavolino e una matita,
pensiamola così, io dicevo una cosa, lei un'altra. Allora, quella scena è nata veramente da una creazione mia e di Claudia, dal piede in faccia, dalla cosa. E devo dire che è stata una delle scene più replicate quando fanno vedere uno spessore di quel film. Quindi questo per dimostrare che quando hai un feeling, una grande empatia, ecco, sì, con il tuo partner, è l'ideale. Lei è stata veramente l'ideale. Sì, nascevano cose un po'. Dai, sentiamo, raccontala dal tuo punto di vista. Sì, che no, ti ricordi di queste improvvisazioni? Mi ricordo che abbiamo fatto questa con la matita così, poi quando la provavamo, per esempio il piede non era scritto, però lui era fatto così, in effetti ci arrivava, ha dato una carezza col piede, ma non vuoi scrivere una cosa così, viene, no? Però ci faceva ridere, allora lui bloccava il piede come se fosse tanto abbronzato, quindi questo piede è ancora più nero, era terribile, questa immagine non so, ci stava benissimo, quindi... lì per lì era nata questa cosa, oppure pure mi sa Elsa nel momento lì, come si chiama tua sorella, c'era una cosa così, ce lo siamo inventato là, sì, ma è un continuo di invenzioni. Per esempio il cellulare, lui che risponde col cellulare come se avesse il coltello del città azzurra qua nel Rambo, quella è una cosa che è voluta il pomeriggio, dico senti per te una cosa, ma che devi fare? Non voglio il telefono qua, voglio che soldi da fuori da qua. Cioè, perché ci stava bene in uno volano che arriva a essere stronzo. Però per arrivare a fare queste invenzioni anche così al momento, evidentemente ci vuole un grande spirito di osservazione. Questo forse ce l'avete tutti e due. Ci vuole una grande allegria, devi star bene, esatto. Devi essere sicuro che il film sta venendo. Hai una partner che funziona, sei felice dentro, allora la creatività viene come un'eruzione, è un continuo. E lo quindi... trasmettete al pubblico anche. Com'è? Lo trasmettete al pubblico. Perché non stiamo fingendo, ci stiamo divertendo realmente. Quel film è stato non faticoso di più perché avevo una fattura alla Corona del Cardano, lei nel disco, lei ogni sera mi faceva le iniezioni di Doradol, invece di sera Claudia, l'iniezione, lei arrivava a fare il Doradol, era bravissima lei. Claudia! La piscina!